È morta oggi, ad un mese dall'attacco terroristico a Kabul, in cui hanno perso la vita altre tre persone, cittadini afghani, Barbara Deanna. Nel suo lavoro Barbara Deanna si occupava da anni di alcune delle persone più fragili e vulnerabili, i civili sfollati costretti a fuggire dalle proprie case a causa delle violenze e dell'insicurezza. E Barbara Deanna era al lavoro quando è rimasta gravemente ferita, come lo erano le altre 8 persone, tra funzionari delle Nazioni Unite e addetti alla sicurezza, morti 2 giorni fa in un attentato a Mogadiscio. Troppo spesso, da alcuni anni, gli operatori delle organizzazioni internazionali e di quelle non governative sono divenute un bersaglio per chi non vuole la pace. Un bersaglio facile, non più tutelato dal riconoscimento da parte dei belligeranti della loro imparzialità, neutralità ed indipendenza, valori fondanti dell'impegno umanitario. Dobbiamo invece a Barbara Deanna ed alle migliaia di persone come lei impegnate in ogni angolo del paese, del pianeta, e molte, lo ricordo, sono italiane, un riconoscimento ed un sostegno più forte e più sistematico. Vi chiedo dunque di unirvi a me nell'esprimere ai familiari di Barbara Deanna le condoglianze più sentite della Camera dei Deputati e la gratitudine nostra e del Paese intero verso questa nostra ambasciatrice di pace. Vi ringrazio.